Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nell'ampio sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi quello che accadde proprio ad un americano, Joe Peluso, il quale racconta che dopo la Santa Messa, proprio nella sacrestia piccola della chiesa di Santa Maria delle Grazie, Padre Pio lo prese per braccio e lo portò in una stanzetta riservata, quindi all'interno della foresteria. Padre Pio e io eravamo soli in questa stanza, racconta, senza che ci fosse un'altra persona a fare da interprete. Questo su tutta la nostra conversazione, racconta Gio Peluso, che fu molto lunga, fu fatta tramite il dono delle lingue, dato che io, dice Don Gio Peluso, non parlavo e non capivo l'italiano. Padre Pio non parlava e non capiva neanche l'inglese, ma a questo punto l'inglese americano. Padre Pio così, con l'aiuto dell'angelo custode, ascoltò e rispose in inglese. Al termine della confessione, Gio diede a Padre Pio una serie di medaglie e di rosari che aveva portato da Roma in pellegrinaggio, appunto per benedirli e per donarli a Padre Pio. Allora Padre Pio gli fece proprio questa battuta: Giuseppe, mi hai portato tutta Roma. Allora lui benedisse le medaglie, poi loro continuarono la conversazione, benedisse quindi anche tutti i rosari. Poi a un certo punto Padre Pio stesso gli disse: voglio benedire di nuovo tutte le medaglie e i rosari, questa volta voglio dare una benedizione veramente speciale. E così lui diede questa seconda benedizione e lui, Peluso scrive, lo feci veramente felice. Ora lui aveva in abbondanza medaglie e rosari per tutti i suoi fedeli. Così poi continuammo a conversare, ma io non chiesi del perché di quella seconda benedizione. Ancora oggi, raccontava nel suo libro Gio Peluso, me lo domando ancora.